Le valli del Palù erano un territorio prevalentemente agricolo che si decide di trasformarlo in zona industriale nel 1970 con l'iniziativa del Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Conselvano, che radunava vari sindaci del territorio. E questo viene trasformato in zona industriale prevedendo un progetto di 600.000 metri quadri e con il vantaggio che c'erano degli scoli, in particolare la Sorgaglia e il Sardellon, e c'era la possibilità in progetto di fare la superstrada a Monselice Mare. Ecco quindi che a partire dal 1972 abbiamo il primo intervento con la costruzione della strada principale della zona industriale. E da allora nella zona industriale del Conselvano, che spartita in parte tra il comune di Conselve e quello di Bagnoli, è diventata una dei più importanti del territorio padovano. Questa sera ci siamo trovati per esporre un caso particolare, nel senso che quello che ci siamo accorti circa un anno fa è che la Regione Veneto aveva dato un parere negativo per quanto riguarda la realizzazione di un campo fotovoltaico sostanzialmente adiacente allo scolo del Sardellon. Questo parere negativo era dovuto al fatto che si doveva rispettare una fascia di rispetto in cui questo scolo era all'interno di un elenco, per cui si dovevano rispettare dei vincoli paesaggistici per la vegetazione e per l'habitat degli animali. Ecco, questa cosa però nella parte opposta, invece stiamo parlando del comune di Conselve, troviamo invece la realizzazione di un capannone, quindi ci eravamo chiesti perché da una parte c'è stato questo diniego, mentre dall'altra parte invece c'è stato un parere favorevole da parte del comune di Conselve di dare un'autorizzazione a costruire un capannone. Ecco, questo è quello che ci siamo chiesti, abbiamo chiesto alla procura, alla regione, alla sovrintendenza e al consorzio di bonifica, eccetera. Quindi quello che noi in questo momento siamo preoccupati è il futuro di questo territorio, sempre più martellato da cemento, da fonti inquinanti. Nel Conselvano sono sorte tre grandi aree industriali che insieme rappresentano la seconda zona industriale della provincia di Padova, che praticamente raccolgono i comuni di Bagnoli di sopra, Conselve e Darre. Queste aree industriali che sono nate alla fine degli anni 60, con la crisi economica, hanno di fatto dei centinaia di migliaia di capannoni che erano presenti e molti risultano ad oggi chiusi o dismessi. Infatti abbiamo fatto una ricerca dove praticamente risulta che nel Veneto il 12% del suolo risulta cementificato e delle 5.700 aree produttive che sono presenti in tutto il Veneto sono 11.000 i capannoni vuoti. Invece in provincia di Padova è il 19% del suolo cementificato, le aree produttive sono 900, i capannoni vuoti sono 2000. A Conselve il 23% dell'intero territorio comunale risulta cementificato e nel comune di Conselve ci sono, nel solo comune di Conselve, 400 capannoni, di cui quelli dismessi sono una cinquantina. Appare evidente da questi dati la persistente volontà di sviluppare un'economia consumistica che alimenta lo spreco in ragione di una errata idea di benessere, piuttosto che lavorare per una società giusta che tutela la salute dei suoi cittadini, educando soprattutto al rispetto per l'ambiente vitale, oggi sempre più contaminato. L'area industriale oggetto della discussione, proprio a causa delle mutate prospettive di sviluppo e ancor più per una ritrovata coscienza sociale, offre l'opportunità di considerare anche aspetti del progetto globale finora trascurati perché ritenuti marginali o magari economicamente gravosi, e incentivarne invece la realizzazione.
Le zone verdi intorno agli opifici, le alberature, le siepi delimitanti i confini, le corrette distanze dai corsi d'acqua, i parchi opportunamente inseriti tra i nuclei abitativi, non sono romanticherie estetiche, ma necessità vitali per un equilibrio psicofisico. Non bastano gli edifici a proteggere l'uomo, considerato che egli ha bisogno del verde per respirare e vivere, mentre il grigio del cemento invece uccide. Nello sviluppo della zona industriale sono state anche scavate delle zone che ovviamente hanno ripristinato il paesaggio antico delle valli del Palù. Probabilmente hanno utilizzato questa terra per metterla in altre parti, e quindi queste zone, proprio a contatto con il Sardellò in particolare, hanno creato dei bacini abbastanza vasti che potrebbero essere anche recuperati attualmente dal punto di vista ambientale e naturalistico, in quanto diciamo hanno un valore da una parte sia per l'ambiente sia per la avifauna. E nello stesso tempo potrebbero servire, se ben piantumate, con gli alberi, invece di lasciarle con pochissima vegetazione attorno, potrebbero servire per limitare l'impatto visivo della zona industriale e nello stesso tempo creare una barriera arborea che potrebbe essere utile sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista della salute. Anche perché nelle campagne circostanti ci possono anche essere delle coltivazioni di pregio, e quindi varrebbe la pena di tutelarle e non sottoporle a eventuali inquinanti che possono sorgere dalle fabbriche. Questa serata credo sia importante perché fa il punto su una situazione che non è solo locale, ma che è un po' di tutto il Veneto. Cioè questo proliferare di, in questo caso, centri di logistica, ma possiamo parlare anche di supermercati, di centri commerciali, di tutto quello che vogliamo, che stanno invadendo la regione e stanno veramente cambiando i connotati. Adesso ci rendiamo tutti conto che tutto cambia, ma bisogna vedere in che senso e in che modo cambia. Noi stiamo veramente trasformando il nostro territorio in un'enorme periferia di cemento, cancellando i segni secolari che avevano caratterizzato la nostra regione come uno dei paesaggi più belli d'Europa. Oggi quel paesaggio è già in gran parte compromesso e continuiamo su questa strada. Però bisognerebbe rendersi anche conto che forse sarebbe il caso di cominciare a ragionare in modo un po' diverso, capire se ci sono veramente queste esigenze, dove sono da realizzare questi centri logistici, perché ogni comune ormai pare ne vuole uno. Siamo tornati alla situazione sregolata delle zone industriali per ogni comune, per ogni frazione, che ha disintegrato il paesaggio veneto, per cui ormai ogni metro ci sono capannoni dappertutto, e quindi siamo in una situazione veramente molto grave anche poi sul piano dell'inquinamento e poi proprio della qualità del territorio. Insomma, noi viviamo in un territorio ormai dal punto di vista estetico squalificato, uno dei territori peggiori d'Europa. Eravamo uno dei paesaggi più belli d'Europa, siamo uno dei paesaggi più brutti d'Europa. Purtroppo la regione Veneto non ha ancora un piano paesaggistico. Una regione così importante sul piano turistico e soprattutto sul piano della cultura, della storia e del paesaggio, della storia dell'arte, una regione come questa si permette il lusso nel 2024 di non avere ancora un piano paesaggistico.